Amici del grande basket, benvenuti ad una nuova puntata di Basket to You, il vostro magazine sotto canestro. Quanto mai in questo periodo che si avvicina, Federico Rossini che si abbottona, ma non perché deve rendersi più elegante, bensì perché ha allacciato le cinture anche lui verso il finale di stagione. E quindi apriamo subito parlando dei playoff del campionato maschile di Serie A. Un playoff che ha subito vinto la prima grossissima, ripeto, grossissima sorpresa, Milano-Trento. Questa non è stata solo una sorpresa, è stata di più, è stata la situazione più inaspettata che ci si potesse attendere, perché nessuno si sarebbe mai aspettato probabilmente che Trento andasse a vincere a Milano. Direi assolutamente di sì. Questa sera, pochi minuti dopo il termine della nostra registrazione, andrà in onda, in scena, possiamo dirlo, gara 2, sempre al Forum. Quindi vedremo se l'Olimpia pareggerà i conti oppure l'Aquila Trento riuscirà a staccare riuscirà a staccare il punto del 2-0, che poi potrebbe metterla in situazione, diciamo, da match point per le partite casalinghe che verranno. Tu che idea ti sei fatto? Mi sono fatto l'idea che non ho capito sinceramente una cosa, per quale motivo far rientrare Bill Barron direttamente in gara 1 dei quarti di finale, invece magari poteva, non lo so, rientrare prima, probabilmente non era pronto, ma lo stesso, fatico a comprendere la ratio di questo ragionamento, perché magari può essere stata magari non un'idea brillantissima, al di là, ripeto, dei 27 punti di Sean Shields. Sì, un po' strana la condotta di Milano, però devo anche dire di contro che, diciamo, Messina ci tiene molto, lo staff tecnico, non solo l'attore Messina, ci tengono molto a Billy Baron. L'hanno aspettato più o meno tutto l'anno, anche perché a un certo punto è stato fuori a tempo indeterminato, e secondo me appena l'hanno avuto a disposizione, l'hanno voluto inserire. Mi aspetto una Milano feroce stasera. Comunque a Trento sanno che potrebbe essere una partita dura. Vedo più l'1-1 che lo 0-2, non so cosa ne pensi tu. No, penso che sarà alla fine così. 1-1 che peraltro c'è anche tra Venezia e Reggio Emilia. Venezia che ha perso pure lei gara 1 contro l'Udinese, che continua a confermare di essere veramente una squadra rognosa, difficile, complicata e molto. E lo ha dimostrato anche Jamal Smith facendo quota 25 in gara 1. Poi gara 2 se l'è ripresa l'Umana Reyer. Però anche questa serie va a Reggio Emilia con la possibilità che l'Udinese la chiuda, che è una cosa che non è che fosse tanto attesa, ecco, qui siamo sempre in gara 2-83-75, però sempre lì a situazione. E invece poi le altre due serie, cioè Bologna e Tortona, molto più lontana di quello che si pensa, invece stasera c'è gara 2 anche tra Brescia e Pistoia. Ecco, Brescia-Pistoia, che cosa ti aspetti da gara 2? Bella domanda, cioè, perché il problema è che, cioè, cosa non dobbiamo più aspettarci da tutte le gare di questo playoff, cioè non dobbiamo aspettarci partite senza lotta, perché qui sono veramente tante situazioni di lotta, perché stanno veramente andando tutti su ogni singolo possesso. Fra l'altro, io di gara 1 sottolineerei una prestazione allucinante, ripeto, allucinante di Miro Bilan, 19 punti e 18, ripeto, 18 rimbalzi, cioè una cosa che nel campionato italiano, cioè, non si vede da non so quanto tempo. Non si vede da tanto, tra l'altro 36 di valutazione, ci aggiungi anche un paio di assist. Ora sono andato a riaggiornare le statistiche di quella gara. È vero, lo abbiamo detto tante volte, questo formato a 5 unificato per tutti i turni, passami questo termine, omogeneizzato, ha detto qualcuno ridendo sui social. Mette in posizione di vantaggio la squadra che prima ospita le due partite iniziali, vedasi Virtus Bologna. Però se perdi una partita in casa, passi subito con l'acqua alla gola, perché poi un attimo andare in trasferta, perderne due ed essere fuori dai playoff. Vero è che la formula fuori fuori casa casa fuori o casa casa fuori fuori casa è stata ideata originariamente soprattutto per un discorso economico, perché comunque
dopo il 2008, cioè si è capito che insomma non si poteva spingere a fare fuori casa, e quindi la situazione era quella di far giocare di lui in casa e di lui fuori, ma era un sistema che già c'era in Inghilterra, l'ho sperimentato in Serie A, e quindi insomma, alla fine dei conti è anche un sistema che è semi-giusto, perché nel senso che forse non ci sarà mai il sistema giusto, però questo almeno ti fa capire che se sei bravo riesci a vincere le in casa e metti tanta pressione sull'altra, se non sei bravo vai, che so, 1-1, e lì a quel punto devi essere in grado di andare a vincere quelle trasferte in situazioni non facile. Questo è il senso, soprattutto secondo me. Poi chiaramente il fatto che siano a 5 implica tante altre cose, e sinceramente io sono sempre stato più favorevole alle 5 rispetto alle 7, però con le 5 bisogna saper rimediare subito. Sì, a me non è una cosa che fa impazzire il 2-2-1, per intendersi, sulle 5. Preferirei una in casa, una in trasferta, una in casa in trasferta, una in casa, o in trasferta a seconda della situazione. Però giustamente i motivi economici che hai elencato prima sono sicuramente una buona base di partenza per andare invece sul format due di qua, due di là e una poi sul campo della meglio piazzata. Facciamo tanto un breve excursus. Ci siamo stati pochissimo. L'unica che per ora è 2-0, in attesa di capire se Brescia la raggiungerà, è la Virtus Bologna che si sta dimostrando dominante, direi. Sì, dominante, ma non troppo. Attenzione, perché voglio dire, Tortona non è che ha così tanto, cioè che ha fatto così tanto la vittima sacrificale. Perché voglio dire, in gara 1 e ancora meno in gara 2, perché stiamo parlando di un 83-67 in cui fino alla fine la Bertram è rimasta lì. Non stiamo a parlare di una situazione compromessa, fra l'altro con Tratis, che sta cercando di farsi vedere, perché ormai lo sanno tutti, cioè, c'è un accordo tra Tratis e Bologna in arrivo, e quindi alla fine sarà un momento, sarà ancora una serie, insomma, che potrebbe non finire gara 3, molto semplice. Sì, potrebbe non finire in gara 3, magari Tortona sulla spinta di quanto fatto in trasferta e potendo giocare in casa, è lecito attendersi che una partita la porti via? Può essere, certo, bisogna vedere come sta anche Belinelli, perché ha fatto 11 su 11 dalla lunetta nella gara 2, e è uno di quei dati che, insomma, basta leggerlo. Sì, assolutamente, insomma, in questo momento è tutto ancora in divenire. Stavo cercando, vedevo se trovavo il calendario per gara 3 per capire più o meno Allora, te ne dico come. subito, gara 3 di Milano-Trento è in programma stasera, come anche lo è quella tra Brescia e Pistoia, mentre Gara 2 stasera. gara 2 sì, mentre gara 3 delle 6 sopraccitate sono 16 e 17 maggio, 16 sono Reggio Emilia-Tortona e 17 sono Pistoia, Brescia e Trento-Milano. Ricordiamo che le palle a due sono sempre differite di 45 minuti perché la prima è alle ore 20, la seconda sempre alle ore 20 e 45. Potere della televisione, in questo caso di Marzo. Esatto. Ti senti di dare un pronostico per le semifinali? Con In le questo quattro qualificate? momento, sulla semifinale nella parte di Belloni di Milano è un po' difficile, perché Trento ha scambiato carte in tavola, e quindi io lì prevedo una gara 5 e poi non lo so chi la porta a casa. Mentre per quanto riguarda Brescia Pistoia, oltre 0-3-1, quindi vedremo. Per quanto riguarda l'altra serie, oltre a 0-3-1 Virtus Bologna, ma senza, ripeto, partite semplici. Nell'altra serie direi non lo so, anche un'altra, anche lì gara 5? Direi gara 5. Reggio Emilia-Venezia? Potrebbe Sì, Reggio Emilia-Venezia. starci. Potrebbe Mi vedo starci. poco convinto. Non lo so perché Reggio Emilia mi ha stupito, però in casa la vedo bella carica, bella solida. Non vorrei che, cioè, non vorrei. Non è che sono qui a fare il tifoso di Venezia, però Venezia in trasferta. Qualche blackout ogni tanto lo attraversa. Vediamo, vediamo.
Certo, se Reggio Emilia dovesse arrivare in semifinale, quantomeno un po' di sorpresa ci sarebbe. No, assolutamente sì, cioè, fra l'altro sarebbe un tipo di sorpresa che ricorderebbe tanto quello del 98, perché anche nel 98 Reggio Emilia contro tutti, contro tutto, andò a giocarsi la semifinale scudetto ed era la Reggio Emilia, insomma, dell'epoca di qualcuno che poi è andato a triple ignoranti per tutta la carriera. No, ok. Insomma, io stavo più sul presente, devo dire. Poi Giustamente. magari Venezia ne azzecca due e mi smentisce. Però, insomma, no, non male. Una Reggio Emilia non male. Fede, ti lascio spazio perché, come al solito, quando ti lascio spazio così, tutto quello che è l'universo basket femminile. Beh, l'universo basket femminile, che molto semplicemente per quanto riguarda la Lega Basket Femminile, vede due società in finale scudetto, e sono sempre loro, Reyer Venezia e Famiglia Schio, finale che comincia domani alle 21 con gara 1 a Taliercio, poi comincia e continua per il 17 ancora a Taliercio, tutte le gare insomma alle 21, tranne l'eventuale gara 5 alle 19 del 26, date sono 15, 17, 29, 26. Gara 1, gara 2 appunto a Taliercio, gara 3, gara 4 al Palarome di Schio e poi l'ultima eventuale al Taliercio ancora. Per quanto riguarda, però qui attenzione perché non è soltanto questo il fattore d'attenzione della settimana, perché c'è anche il discorso legato al per esempio del 3x3%, dove l'Italia va a giocarsi il rientro nel consesso olimpico attraverso una competizione che è più complicata di quella dell'ultima volta, perché questa volta sono 16 le squadre partecipanti, sono 3 i pass olimpici a disposizione. Sono tornei omologhi per il maschile e femminile, quindi vale la stessa cosa. L'Italia partecipa solo con la selezione femminile e giocherà contro the Netherlands, Paesi Bassi, Israele e poi contro l'Ungheria nel girone preliminare. Poi, se riuscirà ad arrivare almeno in semifinale, avrà 3 possibilità su 4 di farcela, nel senso che comunque chi vince quelle, diciamo, semifinali ha il passo olimpico, mentre chi perde le semifinali ha un vero e proprio match per il terzo posto che di fatto funge da match per il terzo passo olimpico. L'Italia era già arrivata nel 2021 alle Olimpiadi, riuscendo proprio Debrecen a vincere la finale la relativa finale con l'Ungheria con un tiro di Dalia 4 secondi e poco più dalla fine, mentre alle Olimpiadi di Tokyo arriva la fine ai quarti di finale. Quest'anno bisogna un po' vedere le prospettive, perché non sono le stesse prospettive del 2021, però è sempre una squadra in grado di creare qualche problema. Adesso bisognerà un attimo capire la situazione che la pervadirà, e chiaramente bisogna anche insomma, si può e si deve sperare in bene, perché l'Italia vuole provare a creare innanzitutto questa squadra e poi più avanti anche quella maschile di basket normale a San Juan, come sappiamo, in quel preolimpico che si preannuncerà, non lo so, controverso? Caldo, direi così. Sì, giusto. Fra l'altro, Non... ecco, sto Dimmi. anche, scusami un attimo, torno un attimo sull'attualità molto brevemente. Sul discorso Virtus Bologna, che c'è stato un brutto infortunio però per Lundberg nel finale di gara 2, verrà sottoposto agli esami strumentali e evidentemente con Lundberg o senza Lundberg Bologna cambia parecchie cose. Sì, soprattutto perché Lundberg in diciamo tempo di playoff modifica sempre la sua pallacanestro diventando giocatore ancora più pesante dal punto di vista delle azioni, dal punto di vista dei punti messi a referto. Quindi è uno di quei giocatori che magari non trovate sempre nelle statistiche, ma è uno di quelli che fanno la differenza a loro modo. A proposito di gente che fa la differenza a suo modo, prendiamo un aereo e andiamo in NBA? Può essere? Può essere, allora facciamolo. Prendiamo un aereo e andiamo in NBA perché insomma ci siamo, dobbiamo dirlo, ci siamo, perché i playoff stanno insomma ormai delineando, anche se non siamo messi male con le serie.
stanno delineando le loro finaliste piano piano. Come siamo messi, caro Federico Rossini? Perché ci sono tre due parlerei delle partite di stanotte con i Boston Celtics che hanno letteralmente travolto, cioè travolto no, però insomma comunque 109-102 praticamente è successo che insomma c'era LeBron James in tribuna lì a Cleveland, ma questo non è bastato perché insomma 33 punti di Jason Tatum e i Boston Celtics hanno vinto 109-102, pertanto si è ingarbato 3-1 contro i Cavs. E invece per quanto riguarda Oklahoma City Thunder Dallas Mavericks, diciamo che è una serie lottatissima, questa volta sono stati 34 di Shai Gilgeous-Alexander e Oklahoma City è riuscita ad andare sul 2-2, quindi avremo sicuramente questa gara 6 e quindi nonostante poi nel 13 stoppare dei Mavericks che sono state tante, di 196, di veramente di grande pregio io direi, mentre invece quelle ultime di ieri insomma erano state. Per quanto riguarda i Denver Nuggets, 2-2 nella serie con insomma con i Minnesota Timberwolves, 115-107 l'ultima partita vinta, mentre anche 2-2 Indiana Pacers contro New York Knicks, ma lì bisognerebbe veramente dire ma molto di più, considerando che è fin dagli anni 90 che diciamo che non corre troppo buon sangue là in mezzo. Attenzione, intanto arriva una notizia nella mattinata, dobbiamo leggere, perché Segafredo Zanetti non rinnova il contratto di sponsorizzazione del club Virtus Pallacanestro Bologna. Quindi, vedi quello che hai detto? Segafredo Zanetti non rinnova il contratto di sponsorizzazione del club Virtus Pallacanestro Bologna. Ecco, questa è una notizia interessante che potrebbe aprire veramente molti scenari. Quindi le situazioni sono due: o è stato trovato un differente accordo, o Segafredo Zanetti ha deciso di puntare più su altro, oppure non lo so. Sicuramente potrebbe essere un radicale cambio di carte in tavola, ma non sospetterei che fosse una cosa inattesa, nel senso che comunque abbiamo visto che insomma si sapeva anche di una piccola, di una certa riduzione di budget, se non sbaglio all'inizio stagione, però da qui ad arrivare al disimpegno di Segafredo come sponsor ce ne basta di strada. Sì, attenzione che non è detto che ci sia una ulteriore riduzione di budget, potrebbe anche solo sparire, diciamo banalmente, lo sponsor dalle maglie e il cambio di nome della squadra. Sì, può essere questo e insomma vedremo, cioè se questa notizia proprio poi è confermata, assolutamente siamo al, cioè, una situazione molto particolare se questa notizia è confermata. Sì, certamente è una cosa, possiamo dirlo, per certi versi non in attesa. Intanto scusate, questo è anche il bello, diciamo, di quello che facciamo di solito, cioè commentare le notizie mentre arrivano. Che ci manca di altro, caro il mio Federico Rossini? Basket 3 contro 3, come siamo messi? Ma che per te, lì è un po' un terno all'otto, ma lo sappiamo, nel senso che è una cosa particolarmente difficile a livelli predittivi, nel senso che comunque, per esempio, abbiamo visto che cioè, il maschile si è qualificato l'Azerbaijan in uno dei primi più presenti. L'Azerbaijan non ha praticamente alcuna tradizione cestistica nei fatti, cioè io non ho mai sentito assolutamente alcun tipo di situazione che coinvolgesse questo paese nelle logiche del basket né europeo né asiatico né niente, e si ritrova così alle Olimpiadi. Ma è un consesso particolare nel quale si trovano anche paesi che appunto nel basket non hanno mai fatto un perché, come la Mongolia, che comunque nel 3x3 gode spesso di un credito. C'è il team olandese che insomma lì va molto più forte che nel basket tradizionale, anche se comunque ci sono sia delle buone squadre che dei buoni giocatori nel basket olandese e dei buoni giocatori anche, però in linea generale non c'è nessuna a prendere sotto gamba, nessuna squadra. Assolutamente sì, noi siamo ancora un attimo, insomma, possiamo dirlo, stupiti dalla notizia di Zanetti. Vedremo che sviluppi ci saranno nelle prossime settimane.
Certo, è vero che va fatto un minimo di programmazione, di progettualità, probabilmente era tutto nell'aria, non è che stiamo parlando di un fulmine a ciel sereno. Vedremo se questo potrà impattare o no sui playoff. Vedremo. Innanzitutto, poi insomma, vado a citare anche un po' di altre news che sono fondamentalmente mercati vari, LBA, NBA, cose così. In NBA, colloqui vari per capo allenatore dei Los Angeles Lakers nel futuro, mentre c'è sempre il discorso Varese-Nico Mannion. Cioè, io penso che alla fine Nico Mannion non resterà a Varese, nonostante tutto, perché ha bisogno e voglia di altri traguardi, anche se Varese gli ha fatto veramente benissimo, e quindi sarà qualcosa che dovremo osservare. Con attenzione, Sasta risolverà Filippo Cozzini, Varese saluta sicuramente Hugo Persson e Shahid, e fondamentalmente sono queste le cose in questo momento. Assolutamente sì, Fede. Insomma, noi siamo in chiusura di puntata, anche perché giustamente Stefano Lanzanove, regia, che ci assiste nei nostri deliri, ci fa capire che il tempo a nostra disposizione è finito. Quindi vi salutiamo, ringraziamo Stefano Lanzanova. Ciao Federico Rossini. E Ciao Michele Cassano. vi rimandiamo alla prossima puntata di Basket to You. Un saluto, ciao. Ciao. We'll be right back.